Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Magico video. Avevi provato la mia macchinetta appena era arrivata. Quando aveva 200 km era ancora in rodaggio. Non scannare troppo, provare l'evitatore. E scannavamo invece come degli schifosi. Luca è in rodaggio. No, no, dobbiamo fare in fretta perché io tempo poco, c'ho 570 cavalli, fammi dire come? L'anno che ce l'ho, cazzo. Non ci vuole tanto a mettere mano sulla macchina nuova, appena arrivata, 45S, quindi dobbiamo fare qualcosa che a loro piace tanto. 0-100, 100-200, bisogna dire però qualche caratteristica. Caratteristica? Qualche dato rapidissimo. 6 cilindri, 3000 di cilindrata, ovviamente biturbo, 450 cavalli, trazione posteriore, 550 Nm. Mentre la mia invece ha 45S 2020, 2004 cilindri, 421 cavalli, 500 Nm di coppia, 1650 kg, però integrale, trazione diversa, ma lo 0-100 può riservare. Lo 0-100 ti spaventa. Per concludere, costo base per questa? Io non volevo pensarci, ma parte da 65.000 euro. Nuova? Nuova. E anche io non volevo pensare. Ma... tu è meglio che non ci pensi. Questa parte da 101.000 euro. Sento un profumo. È profumo di soldi. Un'esagerazione, ma si paga l'esclusività, 700 esemplari al mondo. Non compratele perché costano più di 4.000 euro l'anno solo di Superbollo. Grazie, Stato italiano. Sono veramente euforico. È un po' che non provo 0-100 del macchinino. Abbiamo provato il tutto per far partire il launch, ma non va. Quindi andremo senza launch alla sarà vecchia. Un'emozione lo stesso. Mi piace quando non pago le gomme. Misureremo al millesimo di secondo lo 0-100. Ok. Sei pronto? Vai! Ovviamente siamo su strada chiusa, non imitateci. Sì. Ok. Madonna. Quanta gomma lascia giù! È bello quando attacca dopo, perché sì, quando non attacca... Poverina, cerca di scaricare, ma mi sa che ha troppa potenza. Acchiariamo anche una roba, che abbiamo le stesse gomme. Esattamente, stesse gomme, Pilot non Sport c'è 4S. Trucco, non c'è inganno. Io ho messo lo scarico, ma non potendo modificare la centralina per quel discorso che tutte le centraline BMW e altre marche a luglio 2020 in su sono immodificabili fino ad ora, ho solo fatto un bypass per poter mettere lo scarico. Dire Gasson, forte gira forte. Ovviamente la partenza non è il suo best, ma proprio perché posteriore. Esatto. Non ha una gommatura incredibile, quindi siamo un paese di esauriti. Secondo me 0-100 mi spiace, ma mi spacchi. Un pochino sì. 2000 years later. Alla fine abbiamo capito come usare il lancio dopo aver visto 4 video YouTube, quindi, ma adesso bisogna farlo, quindi. Sei pronto? DSC off. DSC off. Manual. Freno. Tutto giù. Così è un'altra cosa, eh? Ha cambiato. Io come prende? Ha cambiato velocemente la seconda. Ha cambiato, ma quindi. Mamma. Abbiamo dato launch, no launch, eccetera. Vedremo quale sarà il migliore. Ok. Adesso tocca a me? Adesso tocca a te, caro mio. Ok, allora, adesso siamo in comfort. Io però nel dubbio, sport, sport plus, race. Ostentano troppo perché mille cose. È un po' troppo. Giustamente BMW dice o vai piano o vai medio comfort, o scanni. Comfort o sport, cioè, plus. Quindi vediamo se nella maggiore delle sue possibilità farà il culo alla Carmen 2CS. Io ti sto buttando un po' di frecciatine. Bastardone. Sullo 0-100 ho un po' di paura, devo essere sincero. Questa sì che è una bella montagna di merda. Fai bene a preoccuparti. 100-200 sì. Non lo so, ma 0-100 sì. No. Sei pronto o no? Pronti! Oh! No! zio! Ma non vale! Forse l'integrale te l'hai ridimenticato. Porca puttana, mi hai dato una merda secondo me che me la ricordo. Mi hai innervosito, sai, cara. Io ne ho fatte due e quindi anche tu ne devi fare due la per doppia. Trovare il best. Te la faccio risentire. Senti la turbina che carica stavolta, Ci sei? Ci sono. sì. E adesso 100-200. Sì. 100-200 al massimo delle possibilità dell'auto. In due. Vai.
dai. Oddio, in logica la tua dovrebbe darcene un pochino di più, eh. Io sono scandalizzato però che un 2000 turbo vada così. Che sull'M2. Vediamo com'è adesso la situazione. Adesso ci troviamo la nostra strada, ecco, che come sappiamo è quella chiusa. Adesso è il mio terreno di gioco. Sì, che è il tuo terreno. Madonna mia, come prende, oh zio cane. 100-200, vai. Oddio come prende. Mi sa che mi hai dato una palatina, eh. Secondo me siamo veramente lì. Però almeno mezzo secondo buono puoi averlo preso. Poi ti ho dato la terza per andare un po' più soft, per evitare che sgommasse. Sì, perché volevo arrivare, secondo me si può fare ancora un pochino meno. Sì, ma poi stiamo parlando del nulla, perché siamo sempre su in due. Cioè le macchine provate a GPS fanno altri tempi. Ovvio. Questo è garanzia. Non parliamo semplicemente di provare due auto, perché il bello è sempre la parità di condizione. Esatto. Quindi la proviamo a parità di condizione. Comunque siamo lì, abbiamo comprato due macchine che sono lì 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 lì. Sì, sì, sono d'accordo. Tu stai sempre dando l'acqua un po' al tuo mulino. Sì. Sì, perché ho speso 40.000 euro di meno. Bella ignorante. Oh, i freni non li metti minimamente in crisi, eh. Su questo alzo le mani. E questo video finirà con io che chiamerò Michael e gli dirò 0-100. Secondo te? Per me 0-100 ti ho dato una bella pettinata. E purtroppo è così. Nella partenza con la turbina a paletta 4-0. Io 4-77 nella migliore. Ok. E quindi mi hai dato un bel 7 decimi. Ma tu nel 100-200 hai fatto di best 9 secondi. Ok. Cavolo. Secondo te io? Meno sicuramente. 8,55. Puttana. Dovevo riprendermi da quella pettinata sul 0-100, lo sai. Però so già una cosa, che tu la stai modificando. La macchina è già in officina, proprio in questo momento. E qui mi stai facendo rosicare molto. Dovremmo ribeccarci poi con le auto bombardate e vedere le differenze. Esatto. Per adesso siamo 1-1, quindi vedremo la prossima. Allora, la saluto. Ciao Lucone. Ciao. We'll be right back.